Buon a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa giacchetta molto calda, molto colorata e con il cappuccio che io ho deciso di chiamare giacchetta Picasso. Per quanto riguarda il filato, io ho scelto uno nuovo della Mistrico Filati, che è il Crazy Love. Se ricorderete, l'ho già utilizzato per realizzare il cappottino lungo. Questa volta ho optato per una giacca taglio sportivo e per un colore che io solitamente non uso, che sono questi colori molto colorati, non so neanche come di definirlo, però sono dei colori che io non abbino mai insieme e solitamente non vado neanche a usare delle sfumature così accese, ma questa volta avevo deciso di cambiare. Il colore che ho scelto io è lo 02 e vi ricordo che ogni gomitolo da 100 grammi misura 450 metri. Per poter realizzare questa giacchetta, che è una taglia S, io ho utilizzato due gomitoli lavorando con il 4,5. Dell'ultimo gomitolo me ne è avanzato veramente pochissimo, quindi taglia S, se volete la giacca più lunga andate a comprare 3 gomitoli, taglia M, giacca uguale alla mia, 3 gomitoli, più lunga 4, taglia L, giacca uguale alla mia, 4 gomitoli, più lunga 5, sempre lavorando con il 4,5. In descrizione naturalmente vi lascerò il link del sito Uncinettando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori. Oltre al blu che ho usato io c'è anche il colore mattone, c'è anche il colore viola, quindi ci sono diversi colori da cui potete scegliere. Per quanto riguarda la lavorazione di questa giacchetta, è veramente molto semplice. Si parte dal basso e si vanno a realizzare 6 giri che danno vita a queste stelle alternate a maglie alte. Si lavora così fino ad arrivare all'altezza degli scarpi e poi si divide la parte dietro dalle due parti avanti. Si lavora sempre in giri di andata e ritorno e si vanno a cucire le spalle, lasciando nella parte avanti qualche centimetro libero. Per quanto riguarda le maniche, ho fatto lo stesso punto della parte centrale. E ho lavorato sempre con l'uncinetto del 4,5 e ho fatto delle maniche lunghe. Una volta fatto ciò, si va a fare il cappuccio, che adesso mi tiro su così lo potete vedere meglio. Allora, per quanto riguarda il cappello, è semplicissimo da fare perché si va a riprendere lo scollo e si fanno giri di maglie alte. Si fa un primo giro e poi si fanno sempre giri di maglie alte fino ad arrivare all'altezza desiderata. Io ho lavorato per 21 giri, ma voi potete farlo anche più alto, quindi lavorare per 23-24 giri, se volete che vi scenda di più lateralmente anche dietro. Dipende se volete che il cappello tiri oppure no sotto. In base a quello potete fare più centimetri. Naturalmente, una volta fatto questo lungo questo alto, diciamo, possiamo definirlo una sorta di cappuccio non cucito, giri, io vi faccio vedere come si va a cucire per creare appunto la forma del cappuccio. Non ho rifinito facendo dei bordini, mi piace lasciare la giacchetta così com'è. L'unica cosa che ho fatto è stato mettere questi bottoni che io ho cucito senza fare asole, perché ho cucito il bottone nella stella da questo lato in modo da farla passare nella stella del lato opposto e ho messo solo due bottoni, ma potete vedere la giacchetta si chiude, quindi in realtà potrei metterne anche di più, ma sapete che io non amo le giacche che si chiudono troppo, almeno quelle realizzate con un uncinetto o con i ferri, e anche i bottoni li trovate sul sito Uncentando con i filati. Bene, spero che anche questa creazione diversa dal solito, perché è un taglio sportivo, sono dei colori che non ho mai usato, vi piaccia, e se desiderate realizzarlo e se la realizzerete, mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, dove vi chiedo ancora scusa, ma ho ancora dei problemi nel ricevere le notifiche dei messaggi, quindi se vedete che non vi rispondo dopo diverse ore, contattatemi o tramite il gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare o tramite il mio profilo privato, perché veramente io non so Facebook cosa ha, ma su quella sulla pagina Uncinettando con i filati decidi di non mandarmi le notifiche, e se io anche vado a controllare se ci sono messaggi, mi risultano che non ci sono messaggi, per poi andare dopo un'ora o due e vedere che ci sono messaggi mandatomi tipo 5, 6, 7 ore prima. Quindi mi raccomando, se non vedete che non vi rispondo ed è una cosa urgente, cercate di contattarmi anche su Instagram, dove mi sapete, mi trovate come Elsa Faccio, e se avete acquistato il filato presso il sito Uncinettando con i filati o presso la Merceria Coletti, potete taggarci sia sulla pagina Facebook Merceria Coletti, sia sul gruppo, sul canale di Instagram Uncinettando con i filati. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial.
Per poter realizzare la nostra giacca sportiva, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Crazy Love. Il colore che ho scelto questa volta è lo 02. Vi ricordo che è 100 grammi, che sono 150 grammi ed è 450 metri. Ho deciso di optare per un colore diverso dal solito, un po' più acceso e un po' più colorato. Allora, io vi farò vedere un piccolo campione, lavorerò con un cetto del 4,5 e ho montato 35 catenelle. Nella lavorazione viene vera e propria, io monterò 115. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 10, a cui poi vanno aggiunte 5 catenelle che serve per avere l'inizio uguale alla fine in ogni giro. Mi raccomando, per una taglia M, se utilizzate il mio stesso filato, io direi che potete andare a montare 3 motivi in più, quindi 30 maglie in più, mentre per una taglia L andate a montare 60 maglie in più. Naturalmente, vedete un po', misurate la circonferenza del vostro seno, perché comunque la giacchetta arriverà un po' sopra i fianchi, quindi se avete il seno più grande misurate la circonferenza dei vostri fianchi e mettete tante catenelle da raggiungere quella circonferenza, tenendo presente sempre che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 10 a cui vanno aggiunte 5 catenelle. Allora, come vi ho detto, lavorerò con il 4,5, ho montato 35 catenelle. Andiamo a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, salto la prima delle 35 catenelle, entro nella seconda e realizzo una seconda maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva, quarta maglia alta. Prendo il filo, catenella successiva, quinta maglia alta. 2 catenelle, una e due, vado nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Scusate, no, prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Quindi, perdonatemi, dovete saltare 3 catenelle. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Quindi prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo la mia prima maglia alta. Catenella successiva, seconda maglia alta. Catenella successiva, terza maglia alta. Catenella successiva, quarta maglia alta. Catenella successiva, quinta maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, una e due, e ricomincio da capo. Quindi 5 maglie alte, una, catenella successiva 2, catenella successiva 3, catenella successiva 4, catenella successiva 5. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado nella catenella e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, salto 3 catenelle, entro in successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle. Questo è quello che si va a fare per tutto il giro. Terminiamo il giro andando a fare le 5 maglie alte, quindi terminerò il primo giro andando a fare 5 maglie alte, quindi una, due, tre, quattro e cinque. Ho terminato così il mio primo giro. Adesso giro la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro. E realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale quindi di 5 maglie alte. Quindi 2, 3, 4
5. Prendo il filo, vado tra le due maglie alte chiuse insieme, quindi qui, e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro tra le due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta. E ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta. 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo il filo, vado tra le due maglie alte e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro tra le due maglie alte e realizzo una maglia alta. E ricomincio da capo, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Una maglia alta tra le due maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro tra le due maglie alte e realizzo una maglia alta. Bene, questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro secondo giro. Andiamo a terminare il secondo giro facendo le ultime 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ho terminato così anche il secondo giro. Terzo giro è molto semplice. Vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3 e 4, che con le 3 catenelle iniziali sono 5. Una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio e si ricomincia da capo, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta. 1, 2, 3, 4 e 5. Una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio. 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle. 1, 2, 3. Una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio. Facciamo ancora un'altra volta insieme. Una maglia alta sopra ogni maglia alta. 1, 2, 3, 4 e 5. Una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio. 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle. 1, 2, 3, una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio e questo è quello che bisogna ripetere per tutto il terzo giro. Termineremo il terzo giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, per un totale quindi di 5 maglie alte, 2, 3, 4. 5. Terminato il terzo giro, vi faccio vedere come fare il quarto. Quarto giro, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Prendo il filo, rientro, scusatemi, mi tiro un attimo il filo prima che ci litigo sempre. Ok. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base. Quindi la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, salto 3 maglie alte, entro nella quarta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2 e
adesso vado a fare 5 maglie alte, una sopra ogni maglia alta. Quindi vado nella maglia alta e vado a fare una maglia alta. Nella maglia alta successiva, mi raccomando, maglia alta successiva, un'altra maglia alta e sono a 2, 3, 4 e 5. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva, realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, salto 3 maglie, vado nella quarta e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Quindi vedete, stiamo ripetendo lo stesso motivo, però dell'inizio, però qui abbiamo fatto una maglia alta perché eravamo inizio giro. Adesso andiamo a lavorare invece normalmente. Quindi 2 catenelle, 1 e 2 e di nuovo vado nella maglia alta successiva e realizzo le mie 5 maglie alte. Quindi una, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, 1, 2, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, salto 3 maglie alte, entro nella quarta e realizzo una maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo e di nuovo da fare 5 maglie alte, una, 2, 3, 3, 4 e 5. Allora, questo è quello che devo fare per tutto il quarto giro. Vado a terminare il quarto giro facendo 2 catenelle, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta, quindi salto le 3 maglie alte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro nella stessa catenella che è terza catenella e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il mio quarto giro. Mi giro con il lavoro e vado a fare il mio quinto giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, vado tra le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, una, due, tre. Prendo il filo, rientro tra le due maglie alte e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 5 maglie alte, una sopra ogni maglia alta del giro precedente, quindi una, 2, 3, 4 e 5. E di nuovo prendo il filo, vado tra le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, una, 2, 3, prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta. E di nuovo 5 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una, 2, 3, 4 e 5. Prendo il filo, vado tra le due maglie alte, chiuse insieme, realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro di nuovo una maglia alta. 5 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una, 2, 3, 4, 5. Termino, questo è quello che devo fare per tutto il quinto giro. Termino il quinto giro andando a fare una maglia alta tra le due maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro un'altra maglia alta, prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza che equivaleva poi alla mia maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il quinto giro, non ci resta che da fare dal il sesto e ultimo giro. Non so se si riesce a vedere, ecco sì, così si allarga un po'.
si riesce a vedere bene il motivo. Quindi adesso vi faccio vedere come fare il sesto e ultimo giro. Sesto giro, mi alzo, mi vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Una, due, tre. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta del ventaglio e realizzo una maglia alta. Ora, qui solitamente nell'archetto di 3 catenelle, noi facciamo 3 maglie alte, ma non stavolta, qui all'inizio ne andiamo a fare soltanto 2, quindi una e due. Una maglia alta sopra il ventaglio. Questo perché a noi qui ci servono di nuovo 5 maglie alte per poter rifare il primo giro. Per questo non ne possiamo andare a fare 3 di maglie alte, ma soltanto 2. E adesso andiamo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre, quattro e cinque. Una maglia alta sopra il ventaglio, la maglia alta del ventaglio. Adesso torniamo a lavorare normalmente. 3 maglie alte nel ventaglio, quindi una, due e tre. Maglia alta sopra la maglia del ventaglio e ricominciamo. Una maglia alta sopra ogni maglia alta. Una, due, tre, quattro e cinque. Una maglia alta sopra la prima maglia alta del ventaglio. 3 maglie alte all'interno dell'archetto di 3 catenelle, quindi una, due e 3, maglia alta dove è la maglia del ventaglio, e di nuovo 5 maglie alte sopra le 5 maglie alte del giro precedente, quindi una, due, tre, quattro e 5. Questo è quello che bisogna fare per tutto il sesto giro e andiamo a terminare facendo in questa maniera. Una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, 2 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, quindi una e due, una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, una maglia alta all'interno della terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Ho terminato così anche il sesto giro. Allora, questi sono i giri che andremo sempre a ripetere. Adesso vi faccio vedere un attimo come fare il primo, visto che abbiamo una base diversa, e poi procederete da sole. Vi ricordo che io nel mio campi nella mia per far realizzare la mia giacchetta ne monterò come catenelle di base 115. Quindi mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre. Una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte successive per un totale di 5 maglie alte, quindi 3, 4 e 5. 2 catenelle, 1 e 2. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, salto 3 maglie, entro nella quarta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. 2 catenelle, 1 e 2. E ricomincio da capo andando a fare di nuovo 5 maglie alte. Una, due, tre, quattro e 5. E di nuovo le mie 2 catenelle e così via. Quindi ripeto, i giri da fare sono in totale 6. Vi ho fatto rivedere come rifare il primo. Io vi dirò quante volte ho ripetuto questo motivo prima di fare poi gli scalfi della nostra giacchetta. Dunque, ho ripetuto il motivo 4 volte, quindi dal basso fino ad arrivare agli scalfi ho ripetuto il motivo 4 volte. Questo perché non voglio una giacca lunga, mi deve arrivare, diciamo, proprio ai fianchi. Quindi 4 motivi vanno più che bene. A questo punto sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori sono andata a contarmi le mie, metto la mano sotto così vedete meglio, le mie, chiamiamole stelline, 1, 2, 3, ne ho un totale di 12 e ne ho messi 3 avanti. 3 avanti,
6 dietro, quindi contando le stelline 1, 2, 3, ho contato poi 5 maglie alte. Vedete, questa è la maglia alta in corrispondenza della stellina. Ho contato 5 maglie alte, ho messo il marcatore. Stessa cosa da quest'altra parte. Mi raccomando, se avete un numero dispari, quello dispari questa volta mettetelo sul davanti, sul dietro. Davanti dovete avere lo stesso numero. Quindi, se ne mettete 4 qua, dovete metterne anche 4 di qua. I dispari vanno dietro perché questa volta è comunque una giacca. A questo punto io continuo a lavorare normalmente come ho sempre lavorato, solo che mi fermo ad arrivare al marcatore. Quindi io devo andare a fare il mio primo giro, che consiste nel realizzare le mie 3 catenelle, 1, 2, 3, altre 4 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una, 2, 3 e 4, per un totale quindi di 5 maglie alte, una in ogni maglia alta del giro sottostante, e vado a fare normalmente 2 catenelle, prendo il filo, vado nella maglia alta, realizzo una maglia alta non chiusa, salto 3 maglie alte, entro nella quarta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie, 2 catenelle e continuo a lavorare rifacendo adesso le mie 5 maglie alte. Terminerò un attimo il giro per farvi vedere come lo termino e come lo inizio, però la stessa lavorazione abbiamo fatto sotto, solo più piccola. Sto per arrivare al marcatore, come potete vedere io adesso devo andare a fare le 2 catenelle, 1 e 2, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, prendo il filo, salto 3 maglie, entro nella quarta e realizzo una maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte, 2 catenelle, vado dove ho la maglia alta e rientro dove ho fatto la maglia alta non chiusa e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il primo giro. Vedete, io qui inizio con le 5 maglie alte, qui termino con la stella. Io ormai ho deciso che questa la chiamerò stella, ma non è un problema, anzi, va benissimo così. Stiamo comunque parlando di una giacca, quindi al pezzo avanti non ho bisogno che questo sia uguale a qui. Posso finire anche con la stella, non è un problema perché dopo noi andremo comunque a fare le maniche. L'importante è che il pezzo avanti qui sia uguale al pezzo avanti da quest'altra parte. Quindi anche qui io inizierò con le maglie alte, ma terminerò con la stella. Quindi lavoro normalmente. Adesso io mi giro con la lavorazione e vado a fare le mie 3 catenelle, 1, 2, 3, e poi vado a fare la mia V. Entro tra le 2 maglie alte non chiuse, faccio una maglia alta, 3 catenelle, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. E vado a lavorare normalmente. Naturalmente qui finirò con le maglie alte, quindi vedete, non mi cambia assolutamente nulla la lavorazione. Termino prima rispetto a che terminare con lo stesso numero di maglie alte che con cui ho iniziato, ma non cambia assolutamente nulla. Quindi adesso vado a lavorare normalmente i miei giri, vi dirò alla fine quanti giri ho fatto, andrò a fare la stessa cosa dall'altra parte e poi lavorerò il pezzo dietro. Poi vi farò vedere quanto ho cucito le spalle, come andare a fare anche le maniche. Ho fatto gli scalfi, io ho ripetuto il motivo per uno e mezzo, cioè uno l'ho completato come motivo e poi ho fatto il 3 giri del secondo motivo, stessa cosa da quest'altro lato e dietro. Dietro, ve lo faccio vedere, ho iniziato con le maglie alte e poi ho fatto il motivo, cioè la stellina, quindi è terminato con stellina, maglie alte. Quindi ho fatto questi un motivo e mezzo sia davanti che dietro e poi sono andata a cucire le spalle e ho cucito per due motivi, vedete, uno e due, lasciando le maglie alte e l'ultimo motivo libero, sempre come stellina intendo come motivi, quindi ho cucito fino ad arrivare alla fine della seconda stellina sia da questa parte che da quest'altro lato e adesso andiamo a fare le maniche. Per realizzare la nostra manica, io lavorerò sempre con il 4 e mezzo e andrò a fare lo stesso motivo che abbiamo lavorato fino adesso. Quindi vado a fare in questa maniera. Mi aggancio sotto tra le qui dove ho sotto dello scafo e vado a prendere il mio filo e vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Prendo il filo, vado dove ho qui il forellino e vado a fare una seconda maglia alta. Vado nella maglia alta orizzontale, vado a fare una terza maglia alta. Vado nel forellino e vado a fare una quarta maglia alta.
Vado nella maglia orizzontale, vado a fare una quinta maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado nel forellino e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, salto la maglia alta, vado direttamente nella maglia alta successiva, quindi salto anche il forellino, vado direttamente nella maglia alta successiva, orizzontale, e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte, 2 catenelle e ricomincio da capo. Come sempre per le maniche dovete capire un po' voi se dovete andare a farle un po' più vicine, allontanarle un po'. Per capire, il primo giro è sempre un po' difficile, molte volte si deve sfilare e rifare perché bisogna vedere di non stringere troppo lo scalfo perché altrimenti la manica stringe sotto all'ascella, o altrimenti non dovete fare troppo largo, altrimenti la manica poi per tutto il braccio è troppo larga. Quindi io dico sempre, il primo giro vi mostro più o meno come faccio io, però mi raccomando, voi dovete capire bene dopo il primo giro rindossare la giacca per capire se avete stretto, se non l'avete stretto, se va bene così. L'unica cosa, noi adesso continueremo a lavorare, quindi adesso andrò di nuovo a fare le mie 5 maglie alte. Avendo iniziato con le 5 maglie alte, dovremo terminare con le 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi dovete stare un po' attenti anche a questo quando andate a fare la lavorazione. Io adesso comunque continuo, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo, e per motivo io intendo 5 maglie alte e le 2 maglie alte chiuse insieme. Sto terminando il primo giro, alla fine di motivi ne ho fatti 4, ho fatto le 2 maglie alte chiuse insieme, le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. E a questo punto vi vado a fare il secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta. Una maglia alta sopra ognuna delle 4 maglie alte successive, quindi 2, 3, 4, 5. E adesso andiamo a fare normalmente il nostro ventaglio, quindi vado a fare, scusate, mi tiro un po' il filo. Eccomi, quindi vado a fare, prendo il filo, vado tra le 2 maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, rivado tra le 2 maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia alta e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta e continuo a lavorare normalmente il mio secondo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come andare a fare poi il terzo. Sto terminando il secondo giro, ho fatto il ventaglio, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi vedete, sto lavorando normalmente come lavoravo prima, solo che adesso lavoro in tondo. E qui vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio. 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, 2, 3, una maglia alta nella maglia alta del ventaglio e ricomincio da capo andando a fare di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Continuo così per tutto il terzo giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare il quarto. Termino il terzo giro, ho fatto l'ultima maglia alta, entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassissima. Quarto giro, vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado direttamente nell'ultima nella quarta maglia alta, quindi salto 3 maglie alte, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, e adesso vado a lavorare normalmente come ho sempre lavorato il quarto giro. Vedete che in tondo abbiamo un modo diverso per far iniziare e terminare il quarto e il quinto giro. Quindi il quarto giro si inizia con le 2 maglie alte chiuse insieme e poi andiamo a fare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, 2 catenelle, 1 e 2, prendiamo il filo, andiamo nella maglia alta successiva e facciamo una maglia alta non chiusa. Saltiamo 3 maglie alte, entriamo nella quarta e facciamo una maglia alta non chiusa.
La chiudiamo 2 catenelle, 1 e 2 e si ricomincia da capo. Quindi andiamo a fare questo per tutto il quarto giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi a fare il quinto giro. Sto per terminare il quarto giro, ho fatto le 5 maglie alte, vado a fare 2 catenelle, entro dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, quindi una, due, tre. 3 catenelle di separazione, una, due, tre. Prendiamo il filo, entriamo tra le 2 maglie alte chiuse insieme e facciamo una maglia alta. Vedete, abbiamo creato così il nostro ventaglio e adesso andiamo a lavorare normalmente. Una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale di 5 maglie alte. Quindi una, due, tre, quattro e cinque. Prendiamo il filo, andiamo tra le 2 maglie alte e andiamo a fare una maglia alta, 3 catenelle. Rientriamo un'altra maglia alta e ricominciamo da capo. Quindi questo è il nostro quinto giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il sesto e ultimo giro. Stiamo terminando anche il quinto giro. Ho fatto le 5 maglie alte, entro nella terza catenella iniziale che qui aveva la mia prima maglia alta e faccio una maglia bassissima. E adesso il sesto e ultimo giro. 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, quindi una, due e tre, una maglia alta sopra il ventaglio, quindi una. E poi di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi andiamo a lavorare normalmente il nostro sesto giro. Terminato il sesto giro, si ricomincerà dal primo, quindi rifaremo 5 maglie alte e poi le 2 maglie alte chiuse insieme. Questi sono i giri che dovremmo sempre andare a ripetere. Io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo. La mia manica deve essere lunga, quindi mi arriverà fino al polso e poi decideremo se darci qualche altro tocco alla qualche bordino, qualche altro tocco a questo giacchetto o lasciarla così come è venuta. Ho terminato la manica per poterla, ho contato i motivi per poter capire quanto l'ho fatto lunga invece di contare i 6 giri, quindi diciamo che ho contato le stelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io ne ho fatto un totale di 13 che equivalgono a 7 motivi e mezzo. Adesso ho fatto la stessa cosa anche nell'altra parte, quindi ho ripetuto sempre i soliti giri e quindi ho terminato le due maniche. Adesso si va a fare il cappello. Allora, non vi ho fatto vedere perché in realtà è semplicissimo. Faccio così, così riuscite a vedere. Io ho fatto intorno allo scollo un giro di maglie basse, che di maglie alte, e poi ho ripetuto il giro per tutta la lunghezza per un totale di 21 volte. Quindi vedete, questo è la mia giacchetta. Ho fatto un semplice giro di maglie alte attorno a tutto lo scollo e poi sono andata a ripetere il giro di maglie alte per un totale di 21 volte, andando a crescere in modo da creare il mio cappuccio che adesso andrò a cucire. Dopo aver fatto questi 21 giri di maglie alte, piego i due lati in alto così e andrò a cucire da qui a qui, in modo tale da formare il cappuccio. Quindi ripeto, questa è la parte della mia giacchetta, quindi qua ci sono le spalle, qui c'è il collo e io sono andata a fare un giro di maglie alte attorno a tutto il collo e poi ho fatto maglie alte, sempre giri di maglie alte sopra il giro di maglie alte di base per un totale di 21 volte. Mi raccomando, se siete una taglia più grande comunque valutate, mettete sempre dei marcatori, cioè arrivate a 21 giri, mettete dei marcatori, provate e vedete se il cappello va bene o se vi tira. Nel caso vi tira qui di lato, dovete fare qualche altro giro. Secondo me, per una taglia M dovete arrivare almeno a fare 23-24 giri, per una taglia L 28 giri. Io ripeto, ho fatto 21 giri di maglie alte partendo dallo scollo, andando a fare semplicemente una maglia alta sopra ogni maglia alta, perché vedete, noi nello scollo avevamo comunque finivamo con un giro di maglie alte.
Benissimo, quindi adesso andrò a cucire il mio cappuccio, deciderò poi se fare un giro di maglie basse, ma non penso di rifinire la giacca, la lascio così com'è, ma se dovessi fare un giro di maglie basse intorno a tutta l'apertura, ve lo faccio sapere. Nel frattempo, quindi vado a cucire il mio cappello.